Ciao dalla vostra amica. Allora, pochi giorni a Natale, perciò un'altra nail art di Natale, questa, che io ho fatto così sulle mie unghie, ma adesso andrò a fare, diciamo, la parte, quella delle unghie, queste qua, quella della nail art bianca, la farò sulla tip. E poi io sulle restanti ho messo, appunto adesso vi faccio vedere, questo rosso della Kiko, il 277. Poi ho usato per fare i pois questo verde, sempre della Kiko, il 532. E poi bianco e nero della Pretticolo, che non so dirvi i numeri perché, come vedete, sono cancellati. E poi servirà pennellino fine, questo che uso per gli smalti, dotter, vassoietto per sgocciolare, e beh, appunto io sto usando Apple lì. Comunque, vedete, anche la mia unghietta è corta, è fattibile anche su unghiettine corte, dai, basta farli, dipende dalla vostra grandezza, bastoncini, sono quei bastoncini di caramella che usano tanto in America, attaccare sulle belle, che ormai hanno spopolato anche qua. E poi vabbè, questo per pulire tra un colore e l'altro. Partiamo. Allora, il bianco l'ho già steso due passate, adesso prendiamo il nero che andiamo a fare il contorno dei bastoncini, questi zuccherati. Poi io ho fatto il pois con il verde, ma se avete anche quelle pagliuzzine tutte luccicose potete attaccare magari anche quelle lì, che non stanno male. Io adesso ho usato questo verde perché comunque è un po' sberluccicante, è un po' glitterato. Ce l'ho da usare, ho detto fammelo usare. Scusate se ho un po' la voce raffreddata, ma mica ha colpito ancora anche il raffreddore. Allora, andiamo a fare appunto a fare il primo cerchiolino, che lo facciamo arrivare qui. Cominciamo a fare tipo modi, scendiamo a mo' di cuore e ne facciamo partire due, così. Poi chiudiamo. Scusate. Diretta so. Però, d'altronde, esiste anche questo. Allora. Sì, poi se non escono proprio precisi, non fa niente. Oggi mi treba che la mano. Ecco, adesso andiamo a chiudere quello di qua. Facciamo scendere. Sì, è rimasta un po' spostata, però vabbè, centratela di più. La Nika oggi è raffreddata, però ci tenevo a farla comunque perché mi piaceva. Vedete che mi è uscita un po' scentrata. Allora puliamo il pennellino e prendiamo il rosso. E con il rosso andiamo a fare tutte quelle righine che vanno fatte non dritte, ma tutte un po' arrotondate.
perché comunque fa il giro, il colore delle caramelline. Vedete, a parte la scentratura, il mio cane che abbaia. Allora, adesso mettiamo via il pennello, prendiamo il verde, lo sgoccioliamo. E col dotter andiamo a fare dei pois. Dove c'è il bianco, riempiamo bene il bianco con questo bel verde glitteroso natalizio, pure questo perché è un bellissimo verdone natalizio, io lo vedo così. Il mio cane ancora agitato. Prendiamo bene così rimangono belli. Belli pieni di colore. Poi io vi ripeto, se volete, voi prendete anche quelle pagliuzzine tutte luccicose. Sì, scusate la imprecisione, ma sono uscite meglio quello delle mie mani. È uscito un po' spostato, le caramelle sono raffreddata. Però ci tenevo a farvela. Preferisco farvi vedere quella che ho fatto sulle mie mani a sto punto. La vostra Nika le fa tutte. Allora, spero vi piaccia. Nail art carmellosa. Al prossimo. Ciao dalla Nika.